Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, come state vedendo, ho finalmente deciso di provare a giocare a Star Stable Online. Dopo tanti anni che molti di voi mi hanno consigliato di provarci, finalmente è arrivato il momento anche per me. Sto già creando il mio personaggio, quindi sto cercando un nome e un cognome che somiglino il più possibile al mio. E mentre creiamo il nostro personaggio, vi volevo parlare un po' dei motivi per cui io non ci ho mai giocato. Cioè, in realtà non è vero, perché io in passato ci giocai circa 6 anni fa, però non essendo Star Rider ci ho giocato solo fino al livello 5 e vi dirò, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, non mi ha particolarmente presa e soprattutto non mi piaceva la grafica. Ed è questo il motivo per cui non ho mai voluto fare abbonamento né tantomeno comprare direttamente lo Star Rider, quindi a vita, perché non mi piaceva e non riuscivo nemmeno a capire il motivo per cui tutte voi foste così veramente innamorate di questo gioco. Tant'è che poco tempo fa, quando hanno fatto il nuovo aggiornamento della grafica e come vedete il personaggio e il cavallo sono molto più carini e molto più realistici, mi è venuto in mente di provare a giocarci, anche perché ho visto che per i nuovi utenti ci sono 3 giorni gratis di Star Rider e ci sono poi tutti i codici che si possono trovare online per scaricare gli Star Coins senza dover essere Star Rider, che ti aiutano un po' a giocare, a goderti un po' di più il gioco, senza dover avere per forza un abbonamento, anche se ovviamente non è la stessa cosa. Quindi proviamo a dare una chance questa volta a questo gioco, vediamo con questo periodo di prova gratuito se mi prende o se non mi prende, e in base a questo vedrò se effettivamente diventare Star Rider o meno. Allora, dopo aver scelto il nome del personaggio, andiamo a scegliere il nome del cavallo. Io avevo intenzione di rifare la mia cavalla nella realtà. Però devo dire che, a parte il nome, come vedete, va scelto in una lista di nomi già preesistenti, che possono anche essere scelti in modo casuale. Ed ecco perché non c'è Morgana, quindi non so effettivamente quanto riuscirò a creare la mia cavalla qua sopra. Anche perché non credo si possa vedere se il cavallo è maschio o femmina, almeno da qua non lo vedo. Quindi ecco, sì, andiamo un po' ad occhio, poi ecco, chi ci gioca da più tempo di me magari saprà sicuramente meglio di me come funziona, quindi ecco, se potete darmi consigli e soprattutto spiegarmi cose che in questo video vedrete non capirò, ecco, sarei ben contenta non soltanto di avervi come amici su questo gioco, ma di confrontarmi con voi su pensieri, se era meglio prima, se è meglio adesso, insomma, su quello che è cambiato, perché io sono nuova e ecco, quello che c'era prima non lo conosco. Quindi ecco, c'è molta gente in giro che è scontenta di questa nuova grafica, però ecco, fatemi un po' sapere voi che cosa ne pensate. Perfetto, adesso direi che è il caso di andare a modificare il cavallo. Abbiamo preso questo baio con le balzane. Vediamo di scegliere la corporatura del mio personaggio. Direi che questo ha fianchi troppo larghi, quindi prendiamo quello base. La carnagione, no, così è un po' troppo scuro. Ok, così va bene. La forma della faccia, diciamo che ho già spulciato tempo fa quale potrebbe essere la migliore per me ed ero andata su questa, quindi adesso andiamo a scegliere proprio la mia versione ufficiale. Ma il trucco, lasciamoci, no, il rossetto non mi piace, lasciamoci solamente un po' di eyeliner, giusto per dare un po' più di sopracciglia. E andiamo a modificare anche il colore degli occhi. Prendiamo questi che sono un marrone un po' più chiaro rispetto a quelli che ci sono, le sopracciglia appena un po' più folte e i capelli che sono delle cose più importanti, intanto neri come i miei, però ecco, magari non questa capigliatura, prendiamo questi, no, troppo lisci. Ecco, questi direi che vanno bene e direi che ci siamo per quanto riguarda me stessa. Sì, le sopracciglia direi che sono le migliori queste qua. E il casco glielo lasciamo. Andiamo un po' a vedere. Ecco qua, abbiamo vinto 3 giorni da Star Rider, 100 Star Coins e poi non so perché c'è l'immagine di un coniglietto. Vabbè, non lo so. Non so se vinceremo anche quello. In ogni caso, questo è il mio profilo. Ho scelto il nome Midnight Madness per il cavallo, che era il nome del primo cavallo che avevo quando iniziai a giocare tempo fa. Ma ahimè, non so se lo sapete, i profili inattivi vengono eliminati dopo 2 anni. I profili inattivi che non hanno mai pagato, non hanno mai abbonamento, ho avuto abbonamento barra Star Rider.
Quindi ecco perché il mio profilo non esiste più. Si chiamava Irene Blueberry Field e adesso non c'è più quel nome, non so perché. Quindi prendiamo Blueberry Cat, visto che mi piacciono i gatti. A lui interessa saperlo, anche se non si dovrebbe chiedere l'età. Vabbè, lasciamo perdere. E adesso direi che possiamo completare la registrazione dell'account. Ed è arrivato il momento, signore e signori, della intro del gioco. Queste siamo noi che stiamo approdando a Jorvik con il bellissimo traghetto. E vediamo un po'. Ti diamo il benvenuto a Jorvik, perfetto. Poi ditemi se si pronuncia Jorvik o Jorvik, perché non ne ho la più pallida idea, ve lo giuro, sono proprio una bambina appena nata in questo gioco. Culla di numerosissime razze di cavalli. Benissimo, e direi che vi lascio alla intro senza leggervi ogni cosa, così magari chi ci gioca la sa a memoria, chi non ci ha mai giocato almeno la vede. Ok, mi sa che questi siamo noi. La tua avventura inizia ora, perfetto. Allora, devo dire che sono molto curiosa di vedere che cosa ci farà fare all'inizio di questo gioco. Io ci ho già giocato, vi ripeto, ma non mi ricordo assolutamente niente. Irene, benvenuta al campo di creazione di Jorvik, perfetto. E ok, così si fa per andare avanti la discussione. E questa è Maya. Devo dire che l'atmosfera mi piace, molto rilassante, molto. Sì, ok, vediamo un po' come va. È un piacere conoscerti, questo è il mio cavallo Starshine, va bene. Ok, devo dire, molto umano questo cavallo con la criniera blu. Però vabbè, sappiamo che c'è un po' di magia su quest'isola, quindi ecco, diciamo che è un gioco che unisce il realistico al fantasy, quindi ecco perché ogni tanto appaiono questi cavalli, questi animali, queste cose inspiegabili. Qui non amiamo abbinare un cavallo a una persona che non abbia un legame. E muoversi a piedi. Devo proprio usare questi tasti meravigliosi. Ah, ecco, possiamo anche usare le freccette, molto meglio. Allora, va tenuta premuta per far avanzare il personaggio. Ok. Ok, abbiamo già legato con il nostro Midnight. Mi ricordo il nostro primo incontro. Benissimo. E adesso penso che ci insegneranno ad andare a cavallo. Hai mai cavalcato prima d'ora? In realtà sì, però ti dico di no perché così mi insegni come si fa. Allora, possiamo fare un giro, va benissimo. Facciamolo però. Praticamente funziona allo stesso modo, sì. Perfetto, avevo intuito infatti che fossero gli stessi pulsanti o le freccette o le lettere per girare. E avanti e indietro e accelerare e frenare. Ok, è abbastanza facile. Ecco, ci sono certi giochi che sono ben più complicati. Ok, questo è il trotto. Ok, rallentiamo. Ok, direi che è abbastanza facile, meno male. Non so perché me lo ricordavo diverso. Oh, adesso vedo un ostacolo, quindi la cosa si fa più interessante. Prendi la sbarra e posizionala sul. In che senso? Le scintille indicano un elemento di interesse. E fin qua. Ok, quindi devo premere E per quando sono vicino all'oggetto. Ma che cosa vorrebbe dire questo? No, vabbè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, ho praticamente caricato la barriera sul cavallo. No, vabbè. E adesso la devo portare all'ostacolo. Va bene. Però ecco, non mi ricordavo questa cosa, devo dire la verità. Penso l'abbiano aggiunta di recente, dopo che io ci ho giocato la prima volta. Allora, vediamo un po'. Penso che adesso glielo facciano saltare. Io sicuramente lo butterò giù. Ah, devo pure premere la barra spazio per saltare. Pensavo lo facesse da solo. Aspetta. Oddio. Ok, direi che è stato un salto troppo eccessivo. Sono tranquilla a lasciarti uscire dal paddock. Oh, meno male. Quindi punto esclamativo indica che quella persona vuole qualcosa. Ok, quindi questo è il segnale per tutte le missioni future. E voglio che tu conosca la nostra amica Alex. Ok. Che cosa. Che vuol dire? Ah, non è riferita al castello, è riferita alla sua mano. Ok.
è Alex, penso, che ci ha detto prima. Sì, ma è così importante questo personaggio che lo stanno riprendendo così da diverse angolazioni, non lo so, ditemelo voi. Va bene. Fare una passeggiata a cavallo e vediamo un po' se ci fanno fare qualcosa di interessante, che non voglio fare un video lunghissimo, dato abbiamo capito più o meno come si cavalca in questo posto. Questo piccolo pezzetto di canzone era per introdurre il falò che sto facendo adesso. Questo pezzetto mi piace particolarmente, è abbastanza carino essere qua con tutti i cavalli e tutte queste nuove amiche. È bello, sì, mi piacerebbe farlo anche nella realtà. E niente, adesso vediamo un po'. Ho giocato un po' senza registrare perché altrimenti sarebbe venuto troppo lungo e perché non voglio fare un video noioso, voglio soltanto farvi vedere un po' come inizia questo gioco e poi. E penso che resterò più sulle cose principali della mia avventura, quindi non vi farò vedere proprio ogni singola cosa, perché sono veramente tante cose. Perfetto, adesso ci dicono che è arrivato il momento di andare a dormire, quindi dobbiamo raggiungere la casetta che ci hanno assegnato per dormire. È quasi un peccato lasciare il cavallo lasciato là, vabbè, non penso sia un problema. Ho abbandonato là il cavallo e lasciare il falò mentre stanno ancora cantando. Però ecco, devo dire che mi sono un po' stufata di stare lì. Quindi adesso andremo a letto e vediamo un po' cosa succederà domani. Cosa diamine? Sta sognando? Sta sognando, ma ok, questa cosa è a tratti, non lo so, è un po' imbarazzante, no, è più che altro inquietante, cioè non lo so veramente, ma che devo fare? Devo seguire questo coso? Io non lo seguirei fossi in te, però vabbè, la missione dice di seguire questo coso. No, vi giuro, mi sta venendo un'ansia perché c'è questo sottofondo, mamma mia. Che sono sti due cavalli? Che non. Ok, facciamo finta che non. Cosa sono questi tentacoli? Non, facciamo finta di niente. Che non faccio altre domande perché tanto. Non lo so, non lo voglio neanche sapere. Ecco che cos'è. Continuiamo a seguire questo coso che non si capisce. Sembra un ivi, vagamente un ivi. Però ecco, non penso sia quello. Che la cosa si fa ancora più inquietante. Non voglio sapere cosa sia. Non voglio sapere cosa sia quella specie di. Bene, ragazzi, ho tagliato un po' di parti dove la nostra amica ci portava a far vedere la statua che esiste davvero, non era solo un mio sogno. E andiamo da questa certa Maya che ci sta spiegando che la stalla di Moorland è gestita da Thomas e da suo figlio Justin. Già che ci siamo, io volevo fare un'ultima cosa prima di concludere questo video. Volevo andare ad entrare nelle mie stalle perché sono una delle parti fondamentali del gioco, non solo le più caratteristiche, ma una delle parti principali, la più cosa più importante, dove ricominciate la partita ogni volta che andate via, quindi appunto è la vostra base, diciamo, e potete scegliere se essere a Moorland o a Forpinta o dipende dove volete, insomma, posizionare il vostro salvataggio e la vostra stalla. Adesso hanno fatto di recente un aggiornamento che migliora la grafica appunto delle stalle, devo dire che non sono niente male. E niente, vediamo un po', adesso al momento sono completamente vuote. Qua in fondo abbiamo ancora il famoso box lavaggio, l'armadio dove possiamo cambiarci d'abito e qua ci sono le missioni che possiamo fare per guadagnarci un po' di soldini che non sono da confondere con gli Star Coins, anche se in certi casi possono comprare la stessa cosa. Mi sembra si chiamino tipo gli scellini di Jorvik, una cosa del genere. E niente, da questa immagine all'interno delle stalle di Moorland è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vorreste vedere altri video di me che gioco a Star Stable e che quindi vado avanti con questa avventura. Da questo video è tutto, quindi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!